L'Azione Cattolica ogni 3 anni si rinnova, rinnova le cariche, le responsabilità a tutti i livelli e sfrutta questo tempo, questo percorso come un'occasione per fare verifica del percorso fatto e di rinnovarsi per il futuro. Questa è un'occasione per vivere la sua, non solo fare un bilancio, ma per vivere la scelta democratica, una scelta di maturità e di corresponsabilità che ci vede chiamati a definire, a programmare le linee progettuali dell'associazione. Cosa vogliamo fare oggi per i prossimi 3 anni? Vogliamo continuare a costruire alleanze con le associazioni, con le varie realtà, dentro e fuori la Chiesa, per poter camminare insieme, costruire il bene comune ed essere veri testimoni del Vangelo nella Chiesa e nel mondo. Inoltre vogliamo continuare a formarci e a proporre strumenti per formare le menti, seminare le idee e costruire un pensiero critico in ciascuno perché possiamo fare cultura politica. E si conclude oggi il terzo anno dell'Azione Cattolica, un triennio dove mi ha visto protagonista soltanto nell'ultimo periodo. Sono stato bene accolto dal Presidente uscente e dal Consiglio e da tutta l'Azione Cattolica. E posso dire che davvero è una situazione in fermento, molto impegnata anche a livello comunitario, delle comunità cristiane, della diocesi. Sulla formazione li ho trovati sempre protagonisti, disponibili, formazione sia a livello appunto di zona ma anche a livello diocesano. E poi anche sono stati utili, l'Azione Cattolica è stata molto importante anche per quanto riguarda le unità pastorali, questo cammino d'insieme della Chiesa che ci vede sempre più uniti, consapevoli di portare l'annuncio del Vangelo oggi in un mondo che cambia, ma il Vangelo ci sostiene sempre. Grazie. Da Sani Michela, Ricci Riccardo, Nanni Cinzia, Ravaioli Raffaella, Zanzani Silvia, Casadei Curroni Monti Luca, Castrucci Evangelista, Fabri Agnese, Vitali Massimo, Faggi Roberto, Brandinelli Irene, Montalti Cesare, Sintoni Sara, Ghirotti Federica, Alemanni Francesca, Fiori Laura, Cordara Benedetta, Farolfi Giovanni, Andreotti Mara, Giannini Paolo. Nomi degli assistenti diocesani, ci sono delle conferme per la CR Don Massimo Tumini, per i giovani Don Nino Nicotra, e quindi abbiamo nominato come assistente degli adulti dell'Azione Cattolica l'assistente unitario dell'Azione Cattolica e Don Enrico Casadei Garofali.